Diamo un'occhiata a qualche sito blog interessante molto rapidamente. Allora, cominciamo con... Disegnatori, c'è già. Qui trovate varie cose interessanti, soprattutto interviste anche abbastanza lunghe, stese. Vedete i nomi, c'è anche tipo Davide Calì che incontrerete a breve, Gabriel Pacheco, il famoso illustratore messicano. Vedete, di Davide ce n'è parecchio. Questo date un'occhiata che sicuramente è interessante. Poi vediamo un po'. Ce l'hai tutte. Allora. Dove sono i... Ti ricordi il posto sull'editoria? Ah, qua, forse. Ok, illustrazione. Qui, ad esempio, per chi si interessa all'illustrazione per la press, c'è questa intervista a Alessandro Gottardo, Shout, da... Fanno una mostra dove? No, lui dovrebbe fare una mostra a Vicenza. Sì, mi sembra una buona idea. E per chi non lo conoscesse non è male scoprire qualche cosa. Lui è giovane, ha l'età vostra, occhi e croce, ha fatto molto in fretta a farsi un nome negli Stati Uniti, dunque è interessante. Poi racconta, adesso non ricordo più se su Frizzi e Frizzi o su roba da disegnatori, come ha cominciato. Quindi sicuramente anche qui da tenere d'occhio. Poi vediamo un pochino. No, la scatola del tè non ce l'hai. Allora, la delta. Allora, questo forse è il più interessante. Purtroppo è da un po' che non viene aggiornato, perché per vari, insomma, problemi personali della blogger, però questo dateci un'occhiata per bene, perché ci sono varie cose che vale la pena di andare a vedersi con attenzione. Ok, poi se ci sono domande o che dite, poi.
Questo è aggiornato continuamente, invece è sempre messo a giorno, credo che faccia un posto più la settimana. Qui è interessante soprattutto perché vengono sempre inseriti concorsi, soprattutto quelli stranieri e via dicendo. Il concorso può essere molto interessante per iniziare, perché è un po' come avere una commissione, quindi avete una data di consegna, spesso c'è il formato, il tipo di progetto che richiedono, dunque è quasi come lavorare su commissione. E il fatto di avere una serie di vincoli sembra magari una cosa che potrebbe creare dei problemi, in realtà facilita moltissimo il nostro lavoro, perché invece di pensare che formato scelgo il verticale, lo scelgo all'italiana, eccetera, magari ti dicono già loro come farlo, ti dicono già loro il numero di pagine e via dicendo. Magari due parole sui concorsi. Io consiglio di partecipare assolutamente, provare, perché no? Anche perché sono alcuni concorsi spagnoli che trovate su questo blog che hanno dei premi interessanti. Spagnoli soprattutto e dell'America Latina, sono 4.000, 8.000, 12.000 euro di premio, che insomma sono cifre su cui si può cominciare a ragionare. E poi dopo, qui adesso non mi ricordo dove sia, però c'è la teoria del colore di Johannes Itten, spiegata con esempi dalla Chessa. Adesso vediamo un pochino. Cesca. Betto postale. Ok, eccole qua. I segreti del colore. Qui sono 5 lezioni sulla teoria del colore di Johannes Itten, dunque teorico Bauhaus, spiegate molto bene, che sono utilissime assolutamente, perché capire proprio la è fondamentale, aiuta moltissimo. Quando cominciate a usare per le prime volte i colori, consiglio di adesso in 2 giorni non abbiamo tempo di farlo, è un peccato, però studiatevele bene perché sono assolutamente indispensabili. E poi ci sono una serie di post interessanti, qui c'è anche, fa molta storia i gusti del blogger vanno a incidere sulle scelte, per cui state voi, insomma, americano, quindi la possibilità di tenervi anche un po' informati di quanto succeda oltre oceano. Decisamente ben fatto, vario, quindi vi consiglio, per avere una visione più prima, qui il gusto degli americani salta fuori, quindi è interessante sicuramente anche per non li seguo per boh, non so perché. Ok, questo è più o meno quanto, insomma. Poi ci sono sicuramente interessante da vedere, anche se da qua non è molto. Molto comodo, direi. Per chi non conosce, questa mostra è probabilmente la più importante italiana per gli illustratori professionisti.
quella di Bologna è la più importante, aperta a tutti, questa invece va a selezione, per cui ogni anno ci vengono presentati 5, da 4 a 6 illustrazioni di una trentina di illustratori pubblicate da libri. Quindi se riuscite ad andarci, il vernissage è il 25 ottobre. Si sposta un po' per l'Italia, sì. Adesso non so quali saranno le tappe quest'anno, però si muove un po' per l'Italia, anche se magari è più interessante andarla a vedere sul luogo. Il vernissage è sempre una cosa piacevole, avete l'occasione di incontrare degli illustratori, degli scrittori, degli editori e via dicendo. Scusa, ma questo sito è indicato tra quelli? No, 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 no. E qui Arianna li conosce bene loro, e anche qui un po' più vicino, magari un po' più comodo per voi, e organizzano vari corsi di illustrazione, ma non solo di illustrazione, anche di animazione e via dicendo. E in dicembre organizzano una mostra monografica, quindi con un solo ospite. Poi, queste sono un po' le due realtà più importanti italiane per quanto riguarda le scuole di illustrazione. Invece, questo è il più... Vabbè, la Fiera di Bologna la conoscerete più o meno tutti, no? No? La Bologna, magari diamo un'occhiata, se non dopo se la conoscete tutti. Questo è il più importante salone francese, dove trovate a Parigi, nelle prime banlieue di Parigi, e dove trovate tutte le novità, tutti gli editori. Bisogna registrarsi online e l'entrata è gratuita. Qui si possono anche chiedere gli appuntamenti online, anche se mi risulta che sia abbastanza difficile che vengano concessi, però questo è un salone decisamente interessante. Ci sono sempre anche delle mostre, anzi varie mostre. Questo vale la pena di andarci, piuttosto se ci andate magari è consigliabile, dura una settimana, scegliere la seconda parte della settimana, perché nella prima è aperta alle scuole e essendo francesi tutte le scuole della regione di Parigi ci vanno e dunque non si riesce proprio a camminare, magari per fare 50 metri ci va un quarto d'ora. Quindi forse è meglio scegliere il periodo aperto solo ai professionisti. Allora, quello che è interessante di... del sito di... Bologna, a parte che chi di voi è sotto i 35 anni? Sapete perché c'è un premio speciale della Fiera di Bologna per chi partecipa alla selezione? Viene selezionato tra gli under 35, si sceglie un premio e sono, mi pare, 25-30 mila dollari. E realizzazione di un libro, per cui già solo per quello... Ma sono per gli illustratori? Sì. No, per gli illustratori. Tra gli illustratori che vengono selezionati per la mostra c'è un fortunello, un giovane fortunello, che riceve questo premio, che può essere decisamente interessante. Allora adesso non mi ricordo più perché è un po' che non ci cerco... L'hanno anche cambiato, espositori. Questo può essere un... non è questo.
questo, ah, dove diavolo va? Catalogo, illustratori, traduttori. Cataloghi. Forse. Ok. Questo catalogo può essere uno strumento assolutamente utile, perché potete scegliere il paese o il settore, quindi mettete, che ne so, nazione, vabbè, proviamo a vedere gli argentini per dire. Argentina, sì, va bene Argentina. Non ci sono argentini. Vediamo. Dunque, beh, dice, vabbè, proviamo la Germania. Perché non le trova? Ah no, ok, voilà, sono sotto. E trovate tutti gli editori di un certo paese. Poi, aprendoli, vi viene il sito. In questo caso non è linkato, però di solito è linkato, dunque risparmiate un sacco di tempo. In un paio di giorni di lavoro noioso avete una panoramica molto completa della... E potete altrimenti fare le ricerche incrociate. Ad esempio, vi interessano gli albi illustrati piuttosto che gli almanacchi, tutte le categorie di libri pubblicati le trovate. Per cui, se ad esempio togliete il paese e scegliete albi illustrati, vedete tutti gli editori che stanno in fiera e che pubblicano albi illustrati, piuttosto che audiolibri, insomma, quel diavolo che di settore che vi interessa. Se fate le ricerche mirate paese per paese, ovviamente ve ne saltano molti di più fuori. Se siete interessati magari a settori un pochino meno battuti dell'albo illustrato, può diventare una ricerca abbastanza veloce. Comunque, in un paio di giorni uno si spulcia una bella quantità di possibili committenti. Altro in rete interessante per il momento non mi viene in mente. Boh, voilà. Domande? Magari voi conoscete qualche bel blog? Illustrati, quello di Logos? Se no ripeto le domande. Dicevo, io ogni tanto consulto Illustrati semplicemente perché non riesco ad avere il cartaceo, che è una, insomma, è una rivista gratuita di illustrazioni. Intanto vado sul sito per vedere che dicono. Questo. Allora. Non ce l'hai? Qua? Illustrati. Vediamo. Qual è? Il primo? Sì, anche qui risaltano bene i gusti dell'editrice, che poi, se sapete, insomma, è l'editrice di Logos. E sì, ha un gusto piuttosto sì, goticheggiante. Allora, ce l'hai? No, allora. Tori blog. Guarda, questo io non lo conosco molto perché non so se lo sapete tutti, ma Topi Pittori Orecchio Acerbo sono un po' cane e gatto. E dunque, quando... Fanno così perché fanno così.
E storicamente, insomma, sono editori concorrenti, dunque se sei un orecchio non sei un topo. No, beh, il blog lo posso vedere, però magari c'è Fausta, ma se mi controlla. Ci stanno guardando in streaming. No. Adesso vediamo se arriva il commento di Fausta. Sì, questo comunque è importante. Quando si lavora per un certo tipo di editore, non è molto utile lavorare per la diretta concorrenza. Perché? Perché i libri saranno poi molto simili, probabilmente i formati, la grafica, tutto il complesso, e finiranno... Probabilmente anche i temi trattati saranno molto simili, finiranno invariabilmente sullo stesso scaffale in libreria. E quindi tu ti fai concorrenza da solo. Quindi non è utile per te, non è utile per l'editore. E questo, tra l'altro, me l'aveva... io l'avevo sentito per la prima volta proprio da Giovanna Zoboli, editrice dei Topi. Perché all'epoca avevo cominciato da poco, ci eravamo visti a Bologna, avevamo un appuntamento, avevamo chiacchierato un po', ed era saltata fuori questa cosa qua, che per me è stata preziosissima, perché poi nel proseguio della carriera mia ho sempre cercato di metterla in pratica. Per cui, ad esempio, in Francia è vero che ho avuto 3 editori, adesso sono praticamente 2 con cui lavoro ancora, però editori di settori diversi. Allora ce n'era uno molto molto grande, uno medio di un certo tipo, e poi dopo una specie di corrispettivo di orecchio acerbo anche un pochino più, diciamo, meno commerciale, che era Ruerg. Quindi 3 editori molto molto differenti. Allora così va bene, altrimenti effettivamente avere 2 editori uguali o che fanno cose molto simili, per carità, non diciamo che sono uguali, perché sennò mi vengono a menare tutti e due, però diciamo che si inseriscono esattamente in quella fetta di mercato lì, non è utile a nessuno, è dannoso per me ed è dannoso per gli editori, per cui cercate anche in questo senso di differenziare le vostre... E voilà, allora, visto che... Questo poi chiudiamo. Se no lo vuoi lasciare a me il microfono, lo faccio passare io, forse è più comodo. No, secondo me anche, cioè, tornando al discorso di magari digitale, vedere le tendenze un po' su press, molto, cioè io per esempio vado a vedere il sito Behance di creativi di tutti i tipi, che là la tendenza calda appena uscita a New York piuttosto a Parigi si vede subito, e anche un portfolio tuo puoi pubblicare gratuitamente, insomma entrare subito nel mercato. Behance. Sì, aspetta, riapriamo allora. Però, cioè, qua non stiamo parlando di un libro d'autore oppure un albo, qua è proprio, diciamo, illustrazione applicata più alla grafica e al press, alla comunicazione. Sì, giusto dirlo effettivamente. Ma anche, non lo so, alla packaging, cioè non, per dire, no? È un sacco di applicazioni che può avere un illustratore, che poi anche illustratori che fanno solo i libri alla fine possono praticamente, cioè, tranquillamente applicarsi al... Qua si può anche fare la ricerca sulle categorie, ovviamente, e poi vedere quello che ci interessa di più. Questi sono ultimi post che magari non... Un pochino. Anche l'animazione qua è interessante, cioè veramente grande piazza. Sì, sì, effettivamente può essere molto interessante. Oltretutto, questo è gratuito, no? Quindi potete... Sì, però fanno tipo una sorta di selezione, perché non tutti, diciamo, o devi scegliere veramente, cioè puoi partire anche con una sola tavola, però deve essere di un certo livello, perché loro poi...
quelli molto deboli non le prendono. Sì, poi ci sono anche i siti di stock illustration, se interessa quel genere lì. Non so se sappiate come fa, tipo Shutterstock, queste cose qua. E voi cedete l'utilizzo delle vostre illustrazioni. È come una sorta di supermercato dell'illustrazione, sono anche quelli di fotografie, eccetera. Quindi se qualcuno è interessato a... gli serve urgentemente un tipo di illustrazione, va a cercarla lì, se la trova voi venite pagati, tutto in digitale. A me non l'avevano proposto, non mi piace tanto come idea, però può essere anche quello un modo per arrotondare. Riguardo a questo, proprio un paio di giorni fa ascoltavo un illustratore americano che diceva che tra virgolette sconsigliava questi siti perché diceva che è un po' come se voi faceste concorrenza a voi stessi, perché cedete i vostri diritti e allora chi ha bisogno di un illustratore non va più a cercare un illustratore per commissionargli qualcosa, va là, si compra una cosa a $50-100 e si toglie il pensiero, una cosa magari che era già stata fatta o che avevate persino fatto voi in precedenza ma che avete rivenduto, e quindi vi togliete voi stessi del lavoro da sotto le mani. Quindi questo diceva questo illustratore, che se posso consigliarlo si chiama Will Terry, è un illustratore americano che ha anche un blog su YouTube, quindi un vlog, e da secondo me ottimi consigli. Will Terry, il blog però, sì, no, quello lì è quello, questo lì. E questo illustratore fa anche il docente come te all'università e inoltre insegna addirittura in digital, ha creato una scuola digitale praticamente online, oltre a fare il vlog gratuitamente, in cui parla dei problemi dell'illustrazione applicata, ecco. Grazie, sì, anche questo è... Io penso che comunque lei effettivamente abbia ragione. Non, a parte che a me già come idea, proprio così, tutte le immagini come degli scaffali del supermercato dove uno va, mi serve il detersivo, ho finito... Il dentifricio, e poi effettivamente non avevo pensato invece al lato economico, stranamente, perché di solito è un pensiero abbastanza presente per me, non avevo ragionato sul lato economico, ed effettivamente ci si fa concorrenza da soli, è vero. Quindi beh, poi chiaramente ognuno è fatto a modo suo, ai suoi momenti, le sue, quindi può darsi che possa essere interessante in alcuni momenti della carriera. Sì, ma comunque va, secondo me, su quelle piattaforme che ho indicato io, cioè là non va scelto un artista per fare un libro, cioè attenzione, là va scelto magari un artista per fare un manifesto pubblicitario, un altro fatto, cioè... Stock è un'altra cosa. Sì, no, le stock sì, sono veramente le cose molto commerciali, molto cheap, così veloci, ma piattaforma come Behance, piuttosto illustration.com, dove la piazza americana propone anche là illustratori per, non so, giornali di moda, cioè illustrazione applicata comunque al commercio. Secondo me è valido comunque. E per iniziare anche non c'è niente di male. Non mi ricordo più come si scrive. Ok, questo è... altro sito americano, anche se volete darci un'occhiata, qui è lo stesso discorso, anche se questo è a pagamento. Adesso non mi ricordo più, despot.com. Questo però a pagamento, mi sembra costi intorno ai $300.
all'anno o giù di lì. Io ci sono perché fa parte del contratto con col mio agente americano e pare che funzioni abbastanza bene, insomma. Poi se volete provare a sfondare in America, lì c'è o serve l'agente e comunque bisognerebbe partecipare ai concorsi. Il problema è che i concorsi americani costano molto cari. Cioè, per entrare negli annual, nei cataloghi, bisogna pagare un'iscrizione senza avere, giustamente, aggiungo, la sicurezza di essere selezionati. E in genere costano abbastanza cari. A meno che non veniate invitati, allora pagate con la sicurezza poi di... Funzionano ancora i cataloghi in America? Sì, come no. Sono... Sì, assolutamente. Anche perché costano molto cari e li pagano con le iscrizioni. Sono ovviamente online e anche cartacei, non solamente cartacei. Qualche altra... Sì, forse sì. Di consigliere da profana, se si vuole conoscere un po' meglio il mondo dell'illustrazione e se si hanno già dei gusti particolari e quindi qualche illustratore da seguire, è molto utile Pinterest, secondo me, che è un social network non solo di illustrazione, però dove appunto la gente condivide tutto ciò che è il suo interesse, e ci sono un sacco di illustratori che hanno il loro account Pinterest. Tu ti devi registrare, aprire il tuo account, nel momento in cui inizi a seguirli è una vetrina sconfinata per poter conoscere altri illustratori, altri blog. Io lo trovo validissimo, e non solo per l'illustrazione in realtà. Sì, probabilissimo. Se cerchiamo Maurizio Parello su Pinterest, già di sicuro. Sì, in generale io vi consiglio di tenervi aggiornati, però state sempre all'occhio che di non farsi prendere la mano e di non prendere tutto per buono quello che si trova in rete, mi raccomando. Magari dalla rete arrivi, lo vedo con i giovani, con i miei ex studenti che si stanno lanciando, che il rischio di sbagliare strada, e cioè di vedere l'approvazione della rete al posto di quella del mercato come il risultato da raggiungere, come la vittoria, è lì. Quindi la realtà è realtà. Secondo me tenersi aggiornati, chiacchierare con i colleghi, va benissimo, però sempre attenzione, che è meglio lavorare. Ok, qualche altra domanda, intervento, se no ricominciamo a lavorare. Io di solito faccio le correzioni pubbliche, non esecuzioni pubbliche, correzioni. E questo perché probabilmente gli errori che ha fatto uno li ha fatti quasi uguali anche l'altro. È un po' per facilitare il lavoro a me, non devo ripetere la stessa cosa 10 volte, è un po' perché è veramente utile, a volte saltano fuori delle considerazioni che sono molto interessanti. Quindi se c'è qualcheduno che ha voglia di prestarsi, piuttosto se proprio non vuole andare in streaming, chiediamo di interrompere un attimo. Nessuno? Niente esecuzione pubblica? Tu non ti vergogni? Però i miei disegni non sono completi, se a te va bene ugualmente. Sì. Allora. Purtroppo ieri non ho avuto l'approccio a questo. Ok. Magari ci mettiamo lì al centro, se volete avvicinarvi un pochino. Non c'è un gran che chiedo scusa. Ti scusi troppo spesso. Sì, devi... lo dicono tutti. Sì, devi... Tieni per fare le correzioni. Ok, brava. No. Se no, leggenda vuole che Negrin le facesse col marker nero le correzioni. Facciamo così. All'inizio volevo fare un lupo secco, un pochino triste. Mm-hmm.
E poi ho cercato di renderlo più minaccioso. Mi era venuta quell'idea del cappuccetto urbano, ma poi l'ho scartata, me l'hai fatta rivalutare. E, ho ripensato che forse è meglio fare un lupo minaccioso e rendere cappuccetto un pochino più femminile, per riprendere l'idea della cappuccetto femminile che viene presa dal lupo, insomma. Quindi questa è quella che mi piace di più, in sostanza, mantenendo questo lupo minaccioso. Ecco, questo è quanto. Chiedo scusa della non devo chiedere scusa. Scusa. Sì. Della poca chiarezza. No, va benissimo. Questi sono schizzi che vanno benissimo. Allora, forse è la sagoma del lupo che io andrei a rivedere. Mi sembra che il collo sia un po' corto, mentre se tu lo allungassi avresti la possibilità di giocare di più sulla sagoma, sulla gobba. E sì, anche il naso magari un pochino più appuntito così, e sottolineando un po' questo arcigno scalino che hanno i cani da caccia, i lupi, eccetera, forse ti dà una sagoma più aggressiva, soprattutto se vai a caricare un pochino su questa gobba e abbassare il collo, forse diventa più minaccioso, senza farlo diventare però troppo un topo, come ho fatto io in questo caso. Poi credo che tu debba mostrare, Ma lì non si vede molto, mi dispiace. Solo che non ci possiamo avvicinare a quella, però. Facciamo un attimo di pausa, il tempo di correggere le tavole sulle quali abbiamo lavorato ieri pomeriggio.